importanti del territorio, dalle Salernia Spesso, Leonardo e le aziende del Tecnopolo, cosa ha trovato? Ho trovato quello che sapevo di trovare, cioè una grandissima capitale tecnologica, innovazione, ricerca, sviluppo, posti di lavoro, la ricchezza di questo paese, quello su cui noi dobbiamo puntare se vogliamo avere un futuro come nazione. La libertà d'impresa, l'impresa come creatore di ricchezza, creatore di opportunità per le persone che ci lavorano, creatore di, in questo caso, di conoscenza, no? Che ci rende unici, abbiamo visto tra le Salenia, unici al mondo, protagonisti con gli Stati Uniti di un settore importante come quello spaziale, per alcune cose eccellenze internazionali, cioè significa trovare all'Aquila cose che tu non trovi in tutto il resto del mondo, capacità che non trovi in tutto il resto del mondo, unite nello stesso laboratorio, cosa di cui essere orgogliosa ma da moltiplicare in tutta Italia se vogliamo vincere la sfida del futuro. In un momento come questo, in cui il caro energia e tutta la filiera che aumenta i costi con le materie prime alle stelle, ecco, settori come quelli che hai visitato questa mattina, cosa possono fare? E il governo futuro, quello che si comporrà dopo il 25 settembre, quale ruolo avrà? Ma guardi, il ruolo sul costo dell'energia deve averlo il governo attuale, perché noi non abbiamo tempo di aspettare un nuovo governo. Quindi il governo Draghi deve intervenire immediatamente perché ogni giorno chiudono centinaia di aziende in Italia, perdiamo migliaia di posti di lavoro e alcune aziende possono essere in cassa integrazione e resistere per un mese, per qualche settimana. Poi se perdono i mercati internazionali non li recuperano più. Quindi sul costo dell'energia, per anestetizzarlo, per renderlo non impattante in modo eccessivo e dannoso sulle aziende, bisogna avere un intervento subito. La Germania oggi ha fatto un secondo intervento, cioè un intervento economico per tenere basso il prezzo del gas e dell'energia. Se non, la Francia l'ha già fatto mesi fa, se noi non facciamo la stessa cosa, condanniamo una parte rilevante del sistema economico e quindi del lavoro in Italia alla morte. Ma non possiamo aspettare un mese e mezzo il nuovo governo, deve farlo quello in carica. Perfetto.